Ciao a tutti amici di eximardor.com e ben ritrovati ad un nuovo video unboxing. Quest'oggi abbiamo ricevuto in redazione le Siberia Elite Prisma, che rinnovano il precedente modello Siberia Elite. Partendo velocemente dalla confezione, troviamo un'immagine illustrativa delle cuffie, la compatibilità con i sistemi operativi Windows e Mac e i sistemi per quanto riguarda i smartphone iOS e Android, oltre che la compatibilità con la PlayStation 4 e per quanto riguarda le tecnologie con quella Dolby Pro Logic 2X. Nel fondo della confezione troviamo le specifiche tecniche delle cuffie, mentre nel retro e ai lati ulteriori immagini illustrative, informazioni e quant'altro. All'interno della confezione, che come abbiamo visto ha dimensioni abbastanza generose, troviamo un classico manuale utente con due stickers, uno con il logo della Sessile colore nero e uno di colore bianco. Oltresì, la sound card V2, questa scheda audio dedicata che ci permetterà di usufruire di un suono 7.1 della compatibilità con il sistema Dolby Pro Logic 2X, dotata di un LED di stato, di un connettore proprietario e di due ingressi jack 3,5 mm per collegare un altro headset, scusate, ovviamente dotata del connettore USB. All'interno del bundle troveremo anche un connettore adattatore per utilizzare le cuffie con lo smartphone, jack 3,5 mm placcato in oro, ed uno sdoppiatore, jack da 3,5 mm sempre placcato in oro, per usufruire del suono stereo, microfono e cuffie. Per quanto riguarda i cavi, inclusi nella confezione, troviamo anche questo cavo di tipo flat, che è anche una prolunga, che ci permetterà di aumentare la lunghezza complessiva del cavo delle Siberia e quindi avere maggiore movimento. Ovviamente sono presenti nella confezione anche le Siberia Elite Prisma, che come possiamo vedere sono giunte in colorazione bianca, sono disponibili in commercio anche con una colorazione total black, anche se non dispiace questo contrasto tra una struttura diciamo esterna di colore bianco e i padiglioni e l'imbottitura della headband di colore nero. La struttura delle Siberia Elite Prism si caratterizza di questo archetto, che in questo modello è in metallo, a differenza degli altri modelli delle Siberia, di una headband come al solito elastica per calzare meglio sulle teste della persona e quindi autoregolare l'ampiezza. Passateci il termine. Nella parte esterna i padiglioni sono dotati della scritta Steel Series, di questo cerchio che si retroilluminerà del colore che noi sceglieremo tramite il software Steel Series Engine, in quanto le Elite Prism sono dotate di una retroilluminazione di tipo RGB. Ovviamente troviamo anche un altro ulteriore cerchietto che ci permetterà, in questo caso, nel padiglione sinistro, di attivare e disattivare il microfono, che vediamo qui che è di tipo retrattile e anche flessibile, mentre nel lato destro avremo la possibilità di aumentare e diminuire il volume senza dunque passare per il computer. Infatti non troviamo anche nessun controller inline per questo tipo di cuffie. La headband, come abbiamo detto, è di tipo elastico, dotata di due fili, diciamo, in metallo. L'imbottitura è molto buona, come anche quella dei padiglioni, che sono rivestiti di un tessuto in memory foam, cioè la struttura in memory foam, sono rivestiti di una superficie in similpelle, scusate. I driver sono da 50 mm, e troviamo la personalizzazione del logo con la scritta Steel Series all'interno. Nel padiglione destro troviamo inoltre questo piccolo ingresso da 3,5 mm, che ci permetterà, tramite un cavo separato, di poter collegare e passare il suono tramite due headset identici. Il cavo, anche in questo caso, delle Siberia Elite Prism è di tipo flat e quindi è, anche per una questione estetica, molto gradevole. Al momento non abbiamo altro da dire, dunque vi rimandiamo ad un'ulteriore immagine e alla recensione scritta sul nostro sito www.eximhardware.com. Un saluto a tutto lo staff.